E qui cambia completamente lo scenario. Non siamo a Bangkok, bensì siamo nel palazzetto dello sport di Sportiglia, in provincia di Forlì, dove la Federazione Italiana Arti Marziali ha tenuto il suo stage per direttori tecnici nel aprile dell'anno scorso. E nel corso di questo stage abbiamo organizzato un galà di kickboxing che ospitava tra l'altro questo attesissimo confronto di box thailandese tra il detentore del titolo europeo, l'inglese di colore Philip Nurse, che qui vediamo nella classica Ram Muay Thai, questo rituale che anticipa e precede sempre tutti gli incontri di Thai Box, e il pisano Franco Lai, che è lo sfidante ufficiale alla corona continentale di Philip Nurse, che è allievo diretto di Master Sken Kaif Padung, che vediamo al suo angolo. Master Sken Kaif Padung è nativo di Bangkok, ha 39 anni, è stato colui che ha portato in Inghilterra negli anni 70 la box thailandese. È un grande showman, un uomo di successo. Franco Lai è un poliziotto, allievo di Stefano Giannessi, del Brison Gym di Pisa, è uno dei migliori interpreti di questa arte orientale, che in Thailandia è sport nazionale, un'arte vecchia di centinaia d'anni, e che consiste in un combattimento totale, come tra qualche istante avrete modo di vedere. Quindi vi è una differenza sostanziale anche nell'abbigliamento tra la box thailandese e la kickboxing. Nell'ambito della kickboxing gli atleti vestono il pantalone lungo e adottano protezione ai piedi, nella box thai invece solo guantoni e, come vedete, una semplice cavigliera a protezione appunto dei piedi. Ma le differenze sono anche tecniche: mentre nel full contact si può colpire semplicemente la parte frontale laterale del tronco e del volto, nella Thai box non solo si attacca anche la gamba dell'avversario in ogni sua parte, ma si può utilizzare la tibia, che è una delle parti più efficaci nell'arsenale tecnico della box thailandese, oltre che avvinghiare e proiettare l'avversario. Ecco, la box thai veramente, da questo punto di vista, è il massimo delle possibilità tecniche di un atleta. Non sono molti i praticanti di box thai in Italia, anche se è assai spettacolare questa disciplina proprio per la violenza che la caratterizza. Philip Nurse e Franco Lai si sfidano sulla distanza di 66 kg, sulla distanza di 5 riprese di 3 minuti, con intervallo di 1 minuto e 30 tra una ripresa e l'altra. Tutti gli incontri di Thai sono quasi ritmati da una musica di sottofondo, soprattutto in Occidente è registrata sul nastro, ma se qualcuno di voi ha l'opportunità di andare all'Lumpini Stadium, per esempio a Bangkok, noterà che vi è una vera e propria piccola banda ai piedi del ring che scandisce quasi i ritmi del combattimento. Potete notare la diversità pertanto della Thai box rispetto alla kickboxing. In questo incontro gli atleti hanno deciso di non utilizzare i colpi di gomito, che sono validissimi in genere nella box thai tradizionale, al volto, ma di mantenere inalterati i colpi di ginocchio. Quindi tecniche di pugno, colpi di ginocchio, praticamente vale colpire qualunque parte del corpo dell'avversario. Il fatto di poterlo avvinghiare e proiettare, ecco, tutto questo fa sì che le azioni dei Thai boxer siano in genere molto varie, assai spettacolari. Comunque possiamo vedere da questo incontro che è Philip Nurse che detiene l'iniziativa. Franco Lai mi sembra un attimo non riesce quasi a trovare il tempo per portare i suoi attacchi. E finisce così la prima ripresa, durante la quale Philip Nurse ha messo a segno potenti low kick, calci alle gambe, che sicuramente gli hanno dato un certo vantaggio. All'angolo di Franco Lai, il maestro Giannessi, quello appoggiato alle corde,
Ecco per esempio qui un decisissimo attacco alla coscia dell'avversario di Philip Nurse. Kill the body, dicono i thailandesi, cioè attacca prima il corpo prima di attaccare il volto dell'avversario. Tipica azione di Thai box, presa e proiezione dell'avversario da parte di Philip Nurse. Questi stanno studiando. Come ho detto prima, sembra quasi che Franco Lai non riesca a prendere il tempo dell'avversario. Incalza sempre Nurse, attaccando anche la gamba posteriore di Lai. Chiaramente più mestieriante Philip Nurse. È un atleta molto esperto del resto. Tra l'altro gli incontri di Thai Box in Italia sono più recenti rispetto all'Inghilterra, certamente. Sono poche le azioni di pugno che si scambiano in genere i Thai Boxer, che prediligono l'utilizzo dei calci con la tibia o dei colpi di ginocchio o di gomito. Azione, come potete vedere, di un'intensità incredibile. Franco Lai tenta il tutto per tutto, ma è bravo Philip Nurse a togliersi dall'angolo e comunque a bloccare le azioni di calcio e di ginocchio di Lai. Qui era stato un colpo fortuito. Philip Nurse in attacco di Lai. Buono questo low kick di Franco, che come potete vedere dalle immagini, qui abbiamo un calcio alle parti basse proprio sul finire del tempo, che mettono in difficoltà il britannico. È stato un colpo fortuito. Beh, chiaramente. La quarta ripresa con Franco Lai in attacco su Philip Nurse, piazza colpi di ginocchio. Sembrava in difficoltà l'inglese, il maestro Roberto Fragale al centro lo conta, ma come avete potuto vedere si è rialzato prontamente con un flip. E Franco Lai sembra aver colto il momento difficile di Philip Nurse e lo incalza. Due combattono una grande distanza. Parte molto da lontano Franco Lai, risultando così abbastanza prevedibile a mio avviso. Philip Nurse è in difficoltà, almeno l'abbiamo visto precedentemente, ma Franco Lai non sembra approfittare della situazione, anche se qui ha piazzato un bel calcio circolare. Ha lasciato scorrere tantissimo tempo senza lavorare l'avversario e i due provati ritornano ai rispettivi angoli. Comunque un'ottima ripresa da parte di Franco, che sembra aver capito l'attimo di difficoltà di Nursey. Vediamo qua in queste azioni Philip Nursey che cerca di fermare l'irruenza di Franco Lai. Lo controlla come può, ma vedo che accusa ancora visibilmente il colpo basso precedente. E siamo alla quinta e ultima ripresa, forse debilitato da quel colpo al basso ventre precedente. Philip Nurse è sulla difensiva, dovrebbe approfittare Franco Lai della situazione, ma
non fa più di tanto fino a questo momento. Voglio ricordare comunque agli amici di Telepiù 2 che Franco Lai e Philip Nurse si ritroveranno di fronte per un rematch il 14 maggio al Palasport di Cagliari per la promozione di Antonio Alias. Nella stessa serata, tra l'altro, avremo il titolo mondiale di full contact tra il romano Giorgio Perrecca e il francese Vincent Chiai. Bene, sembra che Franco stia tenendo troppo e Nurse ne approfitta per recuperare. Purtroppo è così. Dovrebbe essere più deciso nella sua azione Franco Lai, più determinato, ma forse anche lui è provato. È chiaro che non possiamo metterci nei suoi panni. E questa è una situazione tipica della box Thai, come vedete anche le posizioni di clinch estremamente avvinghiati riescono a scambiarsi colpi di ginocchio che vanno a segno sulle cosce o ai fianchi. E comunque sono tutti due in affaticamento. È veramente stato un incontro molto spettacolare, molto duro, molto intenso. I due sono provati. Perso, bellissimo questo tentativo di calcio circolare saltato al volto di Lai, ma fortunatamente è andato a vuoto. Sembra che a nulla valgano, ancora estremamente veloce l'azione di Philip Nurse, un atleta veramente temibile, ha un grande repertorio tecnico come possiamo vedere, perché sa alternare calci alti e bassi, usa bene i gomiti, le ginocchia e sa proiettare. Ecco qui, è andato a segno con un destro che è accusato da Franco Lai, sembra aver piegato per un attimo le gambe, anche se non è d'accordo. Siamo veramente alle ultime battute. Quest'ultima ripresa sembra molto equilibrata tra i due. Finisce così questo confronto che era valido come sfida alla corona continentale di Philip Nurse. Qui rivediamo questo bellissimo tentativo di calcio saltato. Qui assegno perfettamente invece con un low kick Philip Nurse. Prendiamo adesso il verdetto. Come nella kickboxing sono tre giudici che assegnano la vittoria o decretano la sconfitta dei due atleti. Tra qualche istante la lettura dei cartellini e qui siamo all'azione un po' controversa. E Philip Nurse si riconferma campione d'Europa, credo a pieno titolo, a pieno merito. In ogni caso Franco Lai avrà la possibilità di una rivincita il 14 maggio al Palasport di Cagliari. E con questo, signore e signori, è tutto con la seconda puntata della kickboxing. Ennio Falsoni e Antonio Caridi vi salutano.